Ciao! Se ascolti questo podcast da tanto tempo, puoi già mandare avanti di circa un minuto e mezzo. L'episodio ti aspetta. Se invece sei qui per la prima volta, innanzitutto sentiti come se fossi a casa tua. Salvatore Racconta è un podcast in italiano per stranieri, prodotto e registrato da me, Salvatore, un insegnante di italiano con la passione per le storie. Salvatore Racconta è fatto di 4 serie tematiche: sport, storia, cultura e città. Quello che stai per ascoltare è un episodio di storia, dedicato in particolare agli anni 70 del XX secolo. Potresti trovare alcuni contenuti un po' difficili da capire, senza contesto. Per questo motivo, se non conosci bene la storia italiana precedente, ti consiglio di ascoltare gli altri episodi di storia, in particolare il numero 78, 82, 86, 90 e 94, che raccontano con calma e in sequenza la storia italiana dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 70. Se Salvatore Racconta ti piace e se vuoi sostenermi, puoi farlo su Patreon. Trovi il link in descrizione. In cambio del sostegno riceverai l'accesso a una serie speciale del podcast dedicata ai temi di attualità. Bene, bando alle ciance. Cominciamo con l'episodio. Buon ascolto! Il 28 febbraio del 1970, al Casinò di Sanremo, si tiene la serata finale del Festival della Canzone Italiana, giunto alla sua 20ª edizione. La vittoria va ad Adriano Celentano e a sua moglie, Claudia Mori, premiati per la canzone intitolata «Chi non lavora, non fa l'amore». È un pezzo leggero e ballabile, ma ha qualcosa che causa polemiche. La canzone parla di un uomo che torna a casa e vorrebbe semplicemente fare l'amore con sua moglie. Ma lei si nega, è arrabbiata con lui perché da giorni non fa altro che scioperare, invece di comportarsi da serio padre di famiglia e di portare il pane a casa. Raramente le canzoni di Sanremo hanno qualcosa a che fare con l'attualità. Quella però sì, in modo fin troppo evidente. Pochi mesi prima c'era stato l'autunno caldo. Settimane di scioperi degli operai che avevano incrociato le braccia nelle grandi città industriali e alla fine avevano ottenuto quello che volevano, o almeno una parte. E ora venivano presi in giro da una canzone di Sanremo. Forse qualcuno, tra i giurati del festival, pensava che fosse tutto finito, che sarebbe tornato tutto alla normalità. C'erano state le proteste degli studenti, poi quelle degli operai, e poi quella spaventosa bomba a Piazza Fontana a Milano. Ma ora basta, no? Ritorniamo alla vecchia Italia che lavora, mangia, beve e si diverte, giusto? Giusto un corno. Gli eventi del 1969 erano solo un assaggio di quello che sarebbe successo negli anni 70. Un decennio pieno di paura e di dolore, di misteri mai risolti, di estremismo e di complotti. Un decennio in cui era impossibile non avere opinioni politiche e allo stesso tempo era pericolosissimo averne. Un decennio che, per qualcuno, non è mai finito perché ha lasciato delle ferite che non sono mai guarite. Con l'episodio di oggi iniziamo a guardarci dentro per capire un po' cos'è successo negli anni 70 italiani, nel momento della fine dell'innocenza. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com/salvatoreracconta. Ma per il momento, buon ascolto! L'Italia era un paese atipico sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Era un paese filoamericano, ma con un fortissimo partito comunista al suo interno. Era un paese uscito da una dittatura fascista e che in teoria aveva l'antifascismo nella Costituzione, ma molte persone
che avevano ruoli di potere ai tempi di Mussolini, continuavano ad averli. E un partito dichiaratamente erede della tradizione fascista era regolarmente rappresentato in Parlamento. L'Italia era un paese in cui tutti amavano le canzonette, i ciclisti veloci, i calciatori estrosi, in cui tutti andavano in chiesa la domenica e fondamentalmente erano felici. Eppure era anche un paese pieno di rabbia e di insoddisfazione. Una cassa di dinamite pronta a scoppiare. Per primi si erano ribellati i giovani nelle università e poi erano arrivati gli operai nelle fabbriche. E poi ancora c'era stata Piazza Fontana, una bomba lasciata dentro una banca che aveva fatto 17 morti, 88 feriti e milioni di italiani terrorizzati. La stampa, la polizia, la politica erano tutti d'accordo nel dire che la colpa era chiaramente dei rossi, come si diceva all'epoca, dei comunisti, anzi degli anarchici. Dopo le proteste, ora anche questo. Magari qualcuno ci credeva davvero, ma sicuramente in tanti sapevano già quello che sappiamo oggi noi. Gli anarchici non c'entravano niente con Piazza Fontana. La responsabilità era di un gruppo neofascista chiamato Ordine Nuovo, che aveva un obiettivo chiaro: convincere il governo che quella pericolosa energia rivoluzionaria non si sarebbe fermata alle università e alle fabbriche, ma avrebbe portato l'Italia nel caos, e che il modo migliore per evitare tutto questo sarebbe stata una dittatura di destra, dura contro i comunisti e i rivoltosi, per rassicurare le persone per bene e riportare l'ordine. Alla fin fine, che ci sarebbe stato di così strano in una dittatura di destra in Italia? Nello stesso periodo, in Europa ce n'erano altre tre: quella di Salazar in Portogallo, quella di Franco in Spagna e quella dei colonnelli in Grecia. Nella mappa dell'Europa del Sud mancava davvero soltanto l'Italia. Dopo Piazza Fontana, però, il governo aveva mantenuto la calma. Niente stato d'emergenza, niente leggi speciali. Andiamo avanti con normalità. E per qualche mese avevano sperato davvero che fosse effettivamente tornata la normalità, che degli scioperi si sarebbe potuto parlare scherzando nelle canzoni e che le bombe sarebbero rimaste un brutto ricordo. Si sbagliavano. Purtroppo per l'Italia quella era solo la punta dell'iceberg, l'inizio di un periodo di violenza che sarebbe durato altri 10 anni, a partire dal golpe borghese. Il principe Junio Valerio Borghese era un personaggio piuttosto famoso nell'Italia degli anni 60. Fascista convinto, durante la Seconda Guerra Mondiale aveva guidato una divisione militare famosa per la fedeltà assoluta dimostrata a Mussolini e alla Germania nazista. Come tutti i militanti di estrema destra in Italia, era molto preoccupato per quello che era successo negli ultimi anni. Le proteste e le occupazioni lo avevano convinto che il rischio di una rivoluzione comunista fosse imminente. Era un uomo molto ricco, carismatico e pieno di contatti, soprattutto nel mondo militare. Bisogna dire che, per motivi organizzativi e per mancanza di coraggio, moltissimi ufficiali dell'esercito, dei carabinieri e della polizia del periodo fascista erano rimasti al loro posto anche dopo la fine della guerra, e molti di loro erano rimasti sinceramente fascisti, anche se avevano giurato fedeltà alla Repubblica. Borghese li conosceva bene e grazie a loro per un anno intero aveva organizzato un colpo di Stato, o un golpe, come si diceva allora, con una parola spagnola molto usata nei contesti sudamericani. Piazza Fontana aveva dimostrato che il governo non avrebbe ceduto il potere con le buone maniere, e allora bisognava provare con le cattive. Grazie alla sua associazione estremista chiamata Avanguardia Nazionale e ai suoi contatti nei posti di comando giusti, Borghese aveva organizzato un piano preciso fino al minimo dettaglio. I suoi uomini avrebbero occupato alcuni ministeri e la sede della RAI, altri invece avrebbero catturato e arrestato i principali esponenti del Partito Comunista e del Partito Socialista.
e lui in persona avrebbe parlato per radio agli italiani dichiarando di avere preso il potere per il bene dell'Italia contro i suoi nemici. Tutto era programmato per la notte dell'8 dicembre del 1970. Eppure italiani e italiane, il giorno dopo, si sono svegliati tranquilli come se niente fosse successo. E perché? Perché effettivamente quasi niente era successo. Un gruppo degli uomini di Borghese era andato al Ministero dell'Interno, dove qualcuno di loro fiducia gli aveva dato l'accesso all'armeria e consegnato fucili e pistole. Era la prima parte del piano, ma poi era arrivata in piena notte la comunicazione di Borghese in persona. Fermate tutto. Perché questa decisione improvvisa? Qui entriamo nel campo delle speculazioni. La più accreditata oggi è che Borghese avesse capito all'ultimo momento che l'appoggio che aveva dentro lo Stato italiano era meno solido di quanto pensasse. Oggi sappiamo che i servizi segreti americani erano al corrente del piano di Borghese e che lo hanno lasciato fare perché erano sicuri che non sarebbe andato a buon fine. Effettivamente quella notte, alla fine, nessuno si è fatto male. Ma dopo Piazza Fontana si era aperta una nuova ferita. Per la seconda volta in un anno qualcuno aveva provato a distruggere la Repubblica e c'era andato davvero vicino. Le notizie sul golpe Borghese sarebbero uscite sui giornali italiani soltanto un anno dopo. Il governo aveva preferito mantenere il silenzio su quell'evento, anche perché era una fase molto complicata. Dopo Piazza Fontana c'era in giro per l'Italia una paura quasi paranoica verso la possibilità di un colpo di Stato. E la Democrazia Cristiana, il partito che controllava il governo, aveva preferito mettere tutto a tacere. Come avrebbero reagito alla notizia di un colpo di Stato gli studenti, gli operai e tutti quei militanti di estrema sinistra che erano sempre più radicali e arrabbiati? Ormai molti giovani di sinistra non avevano più nessuna fiducia nel Partito Comunista, che secondo loro aveva rinunciato alla rivoluzione, e non avevano più nessuna fiducia nell'Unione Sovietica, che era sempre meno un modello e sempre più uno stato oppressivo e indifendibile. I nuovi miti della sinistra venivano da altre parti: il guerrigliero sudamericano Ernesto Che Guevara, la resistenza dei Viet Cong e soprattutto la rivoluzione culturale di Mao Zedong in Cina. Dalla fine degli anni 60 giravano nelle università e non solo libriccini che parlavano apertamente di rivoluzione, di lotta armata e di guerriglia, che spiegavano per filo e per segno come costruire una bomba Molotov o come organizzare la resistenza sotto una dittatura. Erano libri che facevano presa, perché sempre più persone erano convinte che il ritorno del fascismo fosse questione di tempo e che bisognava farsi trovare pronti a combattere. Il 14 marzo del 1972 c'è un uomo che ci crede fermamente. Ha preparato una piccola bomba artigianale con cui vuole fare esplodere un traliccio elettrico alla periferia di Milano. Il tentativo però non va a buon fine. La bomba gli esplode in mano e lo uccide. Quando lo ritrovano il giorno dopo, i documenti che ha addosso sono di un certo Vincenzo Maggioni, ma si scopre molto presto che si trattava di un uomo molto conosciuto, Gian Giacomo Feltrinelli, fondatore di un gruppo rivoluzionario comunista, ma soprattutto proprietario della casa editrice Feltrinelli, che esiste ancora oggi e che controlla anche la più grande catena di librerie italiane. Ci siete entrati sicuramente, almeno una volta. Il tentativo maldestro e tragico di Feltrinelli non è isolato, anzi è il sintomo di una società che si sente in guerra e si comporta come se fosse in guerra. E che succede in guerra se uccidono uno dei tuoi, che provi a uccidere uno dei nemici? Il giorno dell'attentato a Piazza Fontana, la polizia di Milano aveva dato la colpa della strage al movimento anarchico e aveva arrestato preventivamente un suo esponente, il ferroviere Giuseppe Pinelli,
Pinelli, naturalmente, non aveva niente a che fare con la bomba di Piazza Fontana. Oggi lo sappiamo, ma la polizia di Milano lo ha interrogato per 3 giorni di fila. Dove eri? Che facevi? Cosa sapevi della bomba? E dopo 3 giorni di interrogatori esasperanti, Pinelli è caduto dalla finestra della stanza in cui si trovava ed è morto sul colpo. Una finestra aperta a Milano a dicembre? E com'è possibile che sia semplicemente caduto? Qualcosa non quadra, non sembra un incidente, ma un vero e proprio omicidio. Commesso da chi? Dalla polizia che lo stava interrogando e in particolare dal commissario Luigi Calabresi. È una teoria forte, con poche prove, ma gli ambienti di estrema sinistra ne sono sicuri. Pinelli è morto, ammazzato dal commissario Calabresi, il quale, dal giorno dopo, viene continuamente citato sulle pagine di un giornale di estrema sinistra che si chiama Lotta Continua. Lo chiamano assassino, fascista, criminale, finché decidono che le parole non sono sufficienti e che bisogna passare alle azioni. Il 17 maggio del 1972, 2 uomini aspettano il commissario Calabresi sotto casa sua, in via Cherubini, a Milano. Gli sparano e lo uccidono. Pinelli, dal loro punto di vista, è stato vendicato. Ma come può un gesto del genere portare giustizia? Non lo fa, infatti, ma nessuno in quegli anni cerca giustizia. Solo vendetta, al massimo. Gli scontri tra militanti di estrema destra e di estrema sinistra sono all'ordine del giorno. Le autorità non ci capiscono più niente. A Roma i governi durano da Natale a Santo Stefano. Nella Democrazia Cristiana, partito centrista e ago della bilancia della politica italiana, c'è chi dice che bisogna allearsi di nuovo con la sinistra e chi invece crede che sia giusto portare il paese a destra. Ma il paese se ne infischia di quello che dicono in Parlamento. L'Italia combatte per le strade una guerra che a molti sembra giusta e necessaria. Il 9 marzo del 1973, 5 militanti neofascisti rapiscono, stuprano e torturano l'attrice Franca Rame, moglie del futuro premio Nobel Dario Fo e famosa attivista, femminista e comunista. Lo stupro di Franca Rame è una specie di vendetta simbolica, il segno di un odio antropologico incolmabile e di un paese che ormai è gravemente malato di violenza. L'orrore, tuttavia, non appartiene solo alla destra, arriva anche da sinistra, uguale e contrario. La notte del 16 aprile del 1973, 2 militanti legati a un gruppo che si chiama Potere Operaio si recano nella periferia di Roma davanti all'appartamento dove vive Mario Mattei, un dirigente locale del partito postfascista noto come Movimento Sociale. Cospargono la porta della casa di benzina e le danno fuoco, appiccando un incendio che presto brucia tutta la casa. Mattei si salva, così anche sua moglie e le sue figlie. I 2 figli maschi, invece, non ce la fanno. Muoiono, bruciati vivi, sul balcone di casa. Virgilio, 22 anni, e Matteo, 8 anni. Sono passati solo 3 anni da quando Celentano cantava «Chi non lavora, non fa l'amore». E l'Italia, che credeva che fosse tutto finito, è esplosa. Con i neofascisti che organizzano colpi di Stato e i comunisti maoisti che uccidono innocenti per le strade. In mezzo, lo Stato, incapace di agire, bloccato dalla sua stessa burocrazia, manipolato da poteri interni ed esterni. E la situazione non è destinata a migliorare. Arriveranno altre bombe, altro sangue, altra guerra, qualcosa di cui parleremo la prossima volta. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica, seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!